Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Un caffè con jsbach.it. Anche questa volta abbiamo un grandissimo ospite internazionale, ma che per quanto possa aver stupito tanti leggendo i titoli introduttivi, invece questa volta continueremo a parlare in italiano. Oggi abbiamo qua il maestro Manu Stefani, ma lo lascio presentare a Chiara, come sempre, che è qui con noi. Buongiorno anche da parte mia, Mahan Esfahani è un clavicembalista di origini persiane, residente in America, la cui missione è quella di portare a pieno titolo il clavicembalo sulle scene concertistiche internazionali. È stato il primo clavicembalista di sempre a diventare BBC New Generation Artist, vincitore del premio Borletti Buitoni e finalista in tre occasioni come Gramophone Artist of the Year. Si è esibito nei più importanti sale del mondo, dalla Wigmore Hall al Barbican Center di Londra, alla Carnegie Hall, alla Sydney Opera House, alla Concert House di Berlino, Tonhalle di Zurigo, Festival Bach di Lipsia e con orchestre come la Chicago Symphony, BBC Symphony, Academy of St. Martin in the Fields, eccetera. È anche molto attivo come committente di nuovi brani nella scena contemporanea. Ha registrato per Hyperion, Deutsche Grammophon, vincendo il Grammophon Award, due BBC Music Magazine Awards, un Diapason d'Or e Choc de Classica in Francia, eccetera. Tra le sue registrazioni citiamo in particolare le Goldberg di Bach per la Deutsche Grammophon, le toccate per Hyperion e ha terminato da poco la registrazione delle sei partite. È inoltre un musicologo e apprezzato divulgatore e ha vissuto a Milano per diversi anni ed è grazie a questo che possiamo prendere con lui un caffè italiano. Maria e io abbiamo anche avuto il piacere di ascoltare e di conoscere personalmente il maestro Esfahani nel corso del Dialogue Meeting 2019 del Bach Network ed è perciò con grande piacere che gli diamo il benvenuto nei caffè di jsbach.it. Sono io che vi ringrazio, infatti, ma devo dire al punto primo che maestro qui non c'entra. Eh? Io, infatti, avendo visto che una parte dello network di jsbach.it c'è il mio amico Mario Brunello, il violoncellista, e io lo considero un gran musicista, veramente una persona veramente dolce, e quando io lo chiamo maestro mi dice sempre maestro sei tu, vuol dire che queste cose non c'entrano, e poi che il solo maestro veramente è Bach. Ma vi ringrazio veramente per avere questa idea di Caffè con Bach, che io trovo fantastico di farlo su Zoom. Spero di vedervi abbastanza presto dal vivo. Grazie. Ci ho detto maestro o non maestro, perché qua maestri forse siamo anche tutti in teoria, ma poi c'è la teoria e la pratica, io sono quella che nella pratica proprio si rifiuta. Devo dire che fa abbastanza impressione parlare con te, ma facciamo come se tutto fosse normale. E quindi normale ormai chi ci segue in queste nostre puntate sa che la prima domanda è più o meno d'obbliga. Partiamo sempre da una domanda personale. Ci racconteresti un tuo ricordo speciale con Bach? Io sono cresciuto con musica nella casa nostra, con mio papà soprattutto. Lui suonava pianoforte. E lui amava la musica classica, purtroppo in Iran non poteva avere la formazione come musicista classica perché lì proprio non esisteva. Ma la maggior parte dei iraniani che fanno qualche carriera in musica classica normalmente vengono in Europa dal gioventù, no? E quindi lui infatti aveva un gran amore per l'opera, per la lirica, e poi per Rachmaninoff, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, queste cose, più o meno, diciamo, non Schoenberg, non Weber, ma più o meno la musica classica molto borghese, un gusto molto borghese. E quindi io la prima volta che avevo sentito Bach, quando avevo 8 anni, 9 anni, mi andavo al mio professore di pianoforte, mi aveva dato qualche invenzione, che infatti questi giorni sto suonando a casa sul clavicordio. Io avevo senso di qualcosa in ordine, una ordine molto sensuale, molto, molto interessante, no? Va bene,
in musica vediamo tante cose in ordine, tante cose con le regole, diciamo, in Ordnung sein, yeah? Ja? Sì. Con Bach già sentivo che la prima valore che sta comunicando questa musica è la bellezza, no? È una emozione impossibile a definire. E poi dopo questo vedi che ci sono anche delle regole, c'è l'ordine di Bach. E veramente è questo che noi dimentichiamo tanto di Bach, no? Bach, quando ero all'università, c'era un organista alla nostra università che diceva che Bach è un compositore di chi è molto importante da avere un'opinione, no? E questo era un scherzo, ma vuol dire che noi usiamo Bach, può dire, per mettere in ordine le nostre opinioni, le nostre estetiche, per definire le valori in cui definiamo la buona musica e la musica così non buona. E questo per me è veramente un po' triste, non è una buona cosa secondo me, perché infatti Bach quello che comunica è piuttosto emozionale, per me. E senz'altro, quindi... No, scusa. No, senz'altro c'è proprio questo primo aspetto che deve essere quello della prossimità interiore in un certo senso, no? E questo si tocca anche con mano nelle tue interpretazioni, per esempio per quanto riguarda le variazioni Goldberg, che dalla rivista prestigiosissima Gramophone sono state poste sullo stesso piano di quelle di personaggi come la Landowska o Kirkpatrick, che hanno fatto lì la storia dell'interpretazione di questa serie di variazioni. Quindi innanzitutto complimenti per questo straordinario e giustificato apprezzamento. Grazie. Però cosa vuol dire per te? Cosa ha significato registrare proprio le variazioni Goldberg, che sono una summa dell'opus bachiano per strumenti a tastiera? Guarda, devo dire che avevi già messo il nome di Landowska nel nostro discorso, quindi va bene, continuiamo con Landowska. Guarda che Landowska tecnicamente non era la prima cembalista, ma infatti era più o meno la prima, no? La prima... che aveva fatto una carriera concertista, poi una carriera meritava il rispetto dei pianisti, per esempio, no? Sì. Meritava il rispetto di Rubinstein, di Schnabel, di questa gente, no? E quindi questo ha trovato un posto terribilmente importante per il clavicembalo. Landowska, quando adesso ascoltiamo Landowska, diciamo va bene, ci sono qualche cosa, qualche decisione che ci sembrano un po' strano, forse avevamo l'opportunità per sapere più sul Aufführungspraxis, sulla pratica della musica. Prassi esecutiva. Prassi esecutiva, scusa. E quindi va bene, questo è accettato anche con Schnabel, anche con Kempf, anche con tanti musicisti che... con chi non c'entra la musica antica, ma Landowska ha creato il modo di interpretare su questo strumento su stesso. Questo è una cosa che noi non possiamo apprezzare in nostro periodo. Immaginate di prendere un strumento e di inventare questo strumento effettivamente. E quindi mi sono detto che Landowska, in un certo modo, c'era un'intervista con lei e lei ha detto, lei aveva 55 anni quando ha inciso le Goldberg la prima volta in Parigi. Ha detto, il giornalista
chiesto per quanti anni lei studiava le variazioni Goldberg e lei ha risposto: io studiavo le variazioni Goldberg per 55 anni. Vuol dire che tutta l'esperienza della vita c'entrava, no? E quindi è come dicono che un uomo educato è qualcuno che studia tutto e che dimentica tutto. In un certo modo, come musicista, è chiaro, lo sai come pianista, no? Che devi integrarvi tutte le valori che avevi imparato dalla musica, dalla vita, dall'esperienza estetica, e poi che lo dimentichi, no? Ci sono qualche incisione, va bene, io non voglio ovviamente discutere queste cose, ma ci sono delle incisioni, soprattutto con la musica antica, che comunicano prima che hanno la risposta giusta, no? Che hanno fatto la cosa giusta. E io credo che la grande arte non risponde alle domande, piuttosto che le pone, no? E quindi se andiamo con questa attitudine confronto a questa musica, forse trovi il coraggio per registrare questa musica. Devo dire veramente, ogni giorno che andavo allo studio ero a Colonia in Germania, avevo l'Andoska sul iPod e poi entravo nello studio dicendo: ma io che cosa posso dire? Che cosa posso aggiungere su questa musica? E quindi quella spada di Damocle di Landowska era su mia testa tutto il giorno, era veramente emozionalmente molto difficile. Vabbè, comunque diciamo che ci sei riuscito in maniera magistrale, perché le tue Goldberg sono davvero gran belle. Vedremo, dipende. Infatti, in Germania hanno scritto, le critiche hanno scritto che aveva un modo di interpretare molto al vecchio. Chi pensa che lui, chi pensa che chi è Landowska, lo volevano dire come insulto, ma vabbè. Beh, vabbè, nel senso che anche lì poi ognuno allora prende e porta a casa e decide cosa farsene. E a proposito di case, tu di case ne hai avute un po' ovunque, in giro per il mondo. E una di queste è stata Milano, dove però appunto hai vissuto per tanti anni. E che è sicuramente la città italiana tra le più vivaci per apprezzamento di Bach. Nella tua esperienza assolutamente cosmopolita, hai avuto modo di notare quali sono i pregi e anche i limiti dell'approccio italiano a Bach? Cioè, soprattutto, come definiresti, ecco, l'approccio italiano a Bach, in particolare dal punto di vista dell'interpretazione, ma anche delle opportunità di concerto, di fruizione, di registrazione, eccetera? Questo è molto interessante. Io non avevo considerato mai questo soggetto, veramente. È un soggetto terribilmente interessante. Dobbiamo farci domande interessanti, altrimenti il caffè si spreda. Guarda, i due musicisti che mi hanno ispirato di più con come io suono Bach sono italiani. Sono Riccardo Minasi e sono Mario Brunello. E sono i due musicisti che io ammiro di più fra tutti i musicisti che vivono adesso. Veramente lo dicono. Fra tutti i musicisti, non solo nella musica antica. Fra tutti i musicisti. Questi sono per me due geni. Io non potrei giudicare queste cose, ma io chi sono? Io sono comunque, non sono europeo, non avrei anche, infatti mi aveva detto la Chiara che sono negli Stati Uniti. Io non ho vissuto negli Stati Uniti per 15 anni già. Quindi ormai...
Sì, ormai sono in... Infatti io vivo a Praga, nella Repubblica Ceca, ma non è che mi consideravo né inglese, che ero a Londra per 10 anni, né ceco, né italiano, ma posso dire che guarda che la razza slava, diciamo, no? I cechi, poloni, russi, e italiani hanno una cosa molto... In comune. Che l'arte e la vita sono mischiato in un certo modo, e quindi io non posso giudicare le interpreti italiani, ovviamente, ma mie esperienze con italiani suonando Bach, soprattutto con questi due musicisti, sono state delle esperienze che erano trasformativi, senza dubbio. Ma guarda, ma quando stiamo parlando di Italia, non dobbiamo sbagliare. Maria, tu sei in Toscana, Chiara è in Piemonte, in Torino, no? Ma sì. È come parlando di una cucina italiana, ma questo non esiste, scusa. C'è una cucina napoletana, c'è una cucina veneziana, c'è una cucina del Veneto, c'è una cucina, no? E quindi... non so se c'è una scuola italiana veramente di... Poi, soprattutto per pianisti, c'è la gran scuola napoletana per pianoforte, certo, sì. Che è una cosa strepitosa, fascinante. No, è una cosa veramente... Infatti, Maria, quando eravamo a questa conferenza in Cambridge, che purtroppo io ero lì solamente per un giorno, mi fascinava molto di esplorare questo soggetto di più. Io lo trovo terribilmente interessante, infatti. Sì, ma infatti la ricezione proprio di Bach anche da parte dei pianisti della scuola napoletana è veramente molto affascinante, per cui è un ambito che ci interessa molto, proprio perché ovviamente su scala diversa, però anche a noi interessa molto l'incontro tra la musicologia e la musica suonata e anche la divulgazione, no? E tu stesso scrivi sempre i booklet per i tuoi CD, e questo non è una cosa che tutti i musicisti fanno, anzi, a testimonianza di come l'incontro per la musica eseguita, la musicologia, sia veramente fondamentale anche nello studio delle fonti. Mi hai mandato oggi il libretto per la tua esecuzione delle toccate, che è veramente meraviglioso come libretto, meraviglioso il CD naturalmente, ed è un bellissimo esempio di come la filologia, l'interpretazione pratica e le visioni estetico-filosofiche si possano intrecciare. Puoi raccontarci come sono nate queste registrazioni e anche queste interazioni tra interpretazione e musicologia? Guarda che... grazie che avevi letto. Io sempre mi chiedo se lo leggono i booklet. Forse nel mondo, forse non più di 10 persone veramente lo leggono, ma mi dà gioia che qualcuno l'ha letto. Ma mi sto sedendo con 20% della gente che lo leggono. Ma infatti, guarda che nella musica, né solo per Bach, ma per Mozart, per Beethoven, per Brahms, c'erano qualche assunzioni che sono indiscussi normalmente, no? Per esempio, per la generazione dei nostri nonni, forse non miei nonni, ma forse vostri nonni, c'era l'idea dell'edizione preparata dalle mani dell'esecutore. Esecutore. Certo. Quindi c'era l'edizione di Chopin preparato da Paderewski, per esempio, o di Beethoven preparato da Harold Bauer, o Longo, che ha preparato tantissimo, soprattutto Scarlatti. E quindi questi erano accettati come gran edizione, perché mostravano i valori di interpretazione, no? E poi la generazione dopo ha creato dei nuovi dei, soprattutto l'Urtex, no? Che soprattutto per esempio, se consideri la musica di Rossini, io lo discuto sempre con Riccardo Minasi o Bellini, ma l'idea di Urtex è una cosa stupida, no? Che è pazzo. Ma infatti noi abbiamo detto che per Bach c'è un'idea di Urtex, che questo lo accettiamo, è possibile di pubblicare le Urtex come
come quelli che ci dicono la verità della musica, no? Se finalmente abbiamo le urtex, e poi c'era questo movimento di musica antica, soprattutto a Basilea, proprio soprattutto a Amsterdam e Den Haag, c'era l'idea che poi abbiamo la verità di come interpretare questa musica, i tempi, articolazione e queste cose. Io mi dicevo sempre che questa gente hanno un modo di pensare che se c'era la possibilità di avere un Urtex Berenreiter con tutte le articolazioni e i tempi scritti, che non sarebbe necessario per loro avere registrazioni di più. Finalmente hanno loro verità e questo è basta. E questo per me, non, ovviamente filosoficamente, questo non mi va bene. E quindi stavo guardando le fonti, soprattutto grazie a Bach Digital, a Lipsia, che è una cosa incredibile. Io passo tutto il giorno su questo sito di web. E stavo guardando le fonti, infatti tanti io avevo preso stampato. E sì, avevo stampato e ho un archive box. Io ho 10 di questi per Bach quando sto guardando le partiture. E quindi se guardiamo, per esempio, guardiamo. C'è la sesta partita per clavicembalo, ok? Klavierübung, prima parte. C'è la giga nelle mani di Graebner. Abbiamo la giga nelle mani di Gerber, ovviamente abbiamo la versione stampata dalle mani di Bach, dicono, in 1731. Abbiamo delle versioni corrotte. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, soprattutto quando guardiamo la generazione dopo Bach, soprattutto la generazione che hanno copiato e hanno scritto versioni, anche se il compositore ha preparato e ha stampato una versione ufficiale, questo mostra come era la confrontazione per loro con i problemi dell'esecutore, no? Bach ci dà, Bach pone qualche problemi in questa musica, per esempio problemi di ritmo, problemi di metro, no? Per esempio in questa G, questo è molto famoso, no? c'è questo segna nel Klavierübung che infatti tanti fonti provano a richiarire questo punto questo che cosa vuol dire, per esempio. Va bene, tanti hanno sbagliato forse, ma comunque questo vuol dire che c'era una domanda nella loro cervello che hanno provato a risolvere. E quindi io, guardando questo come cembalista, mi chiedo, questo è interessante. Quindi le assunzioni che io avevo pensando che la versione stampata in 1731 è la sola versione, ovviamente sono distrutti. Anche se io, dopo aver guardato tutte le versioni, se io arrivo al punto dicendo che no, infatti la versione stampata dalle mani di Bach 31 è la versione perfetta, va bene, almeno mi sono conosciuto tutte le fonti, no? Almeno avevo confronto con qualche problema che ci pone Bach. Questo è terribilmente importante, che c'è una relazione discorsiva fra le fonti, c'è una tensione fra le fonti, e secondo me questa tensione è molto produttiva, musicalmente può essere molto produttiva. Poi ci mostra che anche Johann Christoph Bach, suo fratello, per esempio, noi avevamo questo discorso nella conferenza a Cambridge
con Christoph Wolff, che lui diceva che no, secondo me Christoph Bach aveva scritto molto giusto sue opinioni sulla musica, come lui stava scrivendo o copiando le opere del giovane Bach. Mio risposto è no, io non sono d'accordo. Secondo me che Christoph Bach aveva qualche idea o per modificare la musica, modificare la retorica della musica, e questo può chiarire come loro guardavano la partitura, no? Da queste fonti possiamo capire quali erano gli aspetti importanti della partitura che ogni fonte che rimane in ogni fonte, e quali sono gli aspetti che sono soggetti a essere modificati, ok? Per arrivare comunque a dire che questo comunque è una giga di Bach, questo è comunque un capriccio di Bach, questo è comunque un preludio di Bach, no? Quali sono, diciamo, ci sono variabili. Ci sono delle variabili fissi e variabili che sono soggetti a modificarsi in questa musica. E questo è terribilmente affascinante. Forse ci sono qualche dettaglio, per noi sembrano come dettagli che non sono importanti, ma stranamente anche i studenti, anche i scrittori che cambiano tanto, non cambiano questi dettagli piccolissimi. Perché? Questo che cosa vuol dire? Retoricamente, musicalmente, che cosa vuol dire? Io non ho una risposta a questa domanda, sto esplorando ancora. Ma comunque, questo ci pone qualche domande che meritano il nostro tempo. Senz'altro, credo che sia veramente affascinante sentire tutti questi stimoli, anche tutta la gioia con cui lavori su queste cose, sì. È veramente bellissimo. Guarda, sì, è emozionante sentirti parlare, credo anche per chi ci ascolta, vedere quanto ancora la ricerca bacchiana sia viva, nel senso quanto ancora ci sia davvero tanto lavoro da fare, come si possa tranquillamente permettersi di contestare se più personaggi super come Christoph Wolff, cioè credo davvero che sia un grande insegnamento questa chiacchierata che stiamo facendo con te. Grazie. Spitta ha scritto una cosa che io trovo terribilmente interessante, che lui ha scritto che se noi avremo perso, per esempio, le suite di Handel, ok? Handel è un compositore per chi io ho gran rispetto. Non avevo, ma recentemente... questo sarebbe una tragedia per l'umanità, senza dubbio. Ma Bach è come un punto in cui concentrano tanti funziona, scusa, qualcosa è successo. Bach è un punto di concentrazione per mille soggetti diversi, no? Può studiare la vita privata nel barocco, può studiare, non so, dialetti di Sassonia, può studiare l'influenza su compositori cechi su Bach, può studiare filologia, può studiare bibliofilia, non so. I soggetti che si concentrano autour de Bach, diciamo attorno in francese. Attorno a Bach, sì, sì. E torna a Bach, no? E per questa ragione che studiamo Bach. Poi, ovviamente, la musica dà un gran gioia, ma è perché Bach, almeno per la mia vita, e senza dubbio per le vostre vite anche, Bach mi ha aperto tutte le porte della vita pensando che io volevo sempre avere, no?
Io sono cresciuto una famiglia abbastanza borghese, infatti eravamo migranti negli Stati Uniti, e quindi di essere un artista, un musicista, non era, i miei genitori non avevano questa idea per me. Ma io mi dicevo sempre, immaginavo sempre un altro mondo. È Bach che mi ha introdotto il mondo. È per questa ragione che stiamo suonando e studiando Bach. Non vuol dire che non merita nostra disciplina, no, ovviamente lo merita, non è solo una cosa emozionale, ma una cosa che secondo me il modo di pensare del nord Europa, soprattutto dopo la rivoluzione francese, non capisce, è che emozione e pensare, queste sono cose che vanno insieme, no? Infatti questa è una cosa che gli italiani possono contribuire al discorso su Bach. È per questa ragione che mi dà un gran emozione. Grazie Mohan, veramente ci hai dato una mezz'ora bellissima, ci hai dato degli spunti meravigliosi e siamo veramente onorate di averti avuto con noi. Sono onorato io, spero di vedervi abbastanza presto. Speriamo che passiamo questo periodo. Senz'altro, Mohan, senz'altro. E la musica ci aiuta a passarlo. E ringrazio ancora te di tutto cuore, ringrazio i nostri ascoltatori. Da parte mia e di Maria Borghesi, ancora grazie. Potete sempre seguirci sui nostri canali, sui nostri social e recuperare tutte le puntate di Un Caffè con JS Bach.it. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie a voi.